Dai, no, giuro, no, no, giuro non ti faccio questa domanda, ok, Chiara? Va bene, dai, perché Chiara è preoccupata. Noemi su questa domanda ci vola sopra, proprio tranquillamente. Ma Chiara è preoccupata. Facciamo un'intervista tipo le Iene alla coscritta di Strambino 94 e a Chiara non diciamo l'età, giusto Chiara? No, Ok, devo no, non si può dirlo. dire l'età. Avvicinatevi al microfono, ok? Tutte e due più vicine, ancora un po' più vicine. Ma Vicine, non stiamo vicine. vicino al microfono. No, avvicinati al microfono, sai perché? Non Perché c'è la sedia. avvicinati ancora un po', Aspetta, che dall'alto si vede avvicinati un po' meglio la le lingua davanti tette. al microfono, fate finta che sia una cosa panica. No. No, che vabbè. Allora, chi risponde per primo alla domanda? Chiara. No, Chiara, Elena. no, Noemi? No, Noemi o la Chiara? Allora, più grande. la No, più la più grande, piccola. Noemi, allora, Noemi risponde per prima. Il nome? Noemi. Poi? Chiara. Chiara, ok, il soprannome. Non ce l'ho io. Non hai un soprannome, tu? Neanche. Quanti anni hai, Noemi? Quasi 18, Quasi dai. Quasi 18. 17. Quasi 17. Le misure di Noemi. Non posso. Puoi dire misure che vuoi, puoi dire naso, bocca, lunghezza, profondità, non so, di quello che vuoi. Cioè, Ma che cosa? Le di dici tre prima Chiara, misure, questa di domanda gliela 50, posso 90, fare. No, non l'ho 45. Tu le sai le misure, eh? Hai usato il calibro? Ognuno dice una Millimetro, millimetro. dell'altra. Sì. Allora, Noemi, di le misure di Chiara. Non lo so. Chiara, di le misure di Noemi. Non Beh, sì, non so, vabbè, dai, non mi importa che. Titolo di studio, non nessuno di due. No, aspetta, Terza media, scusa, Mira. sì, terza media ce l'avete, dai, che. Poi, quanto pesi, Noemi? Che ne so, non Quanto sono la più pesa accettata. una tua tetta? L'hai ben pesata? No. No? Pesala, credimi, pesala. Chiara, cosa ridi? Quanto pesi, Chiara? 50 kg, 50 kg. bagnata o asciutta? Asciutta. Asciutta? Sei molto più spesso bagnata o molto più spesso asciutta? È una domanda, dai, che. Se, nel senso se ti fai tante volte la doccia oppure no. Poche volte. Ok, dai. La domanda a quale età tuo primo rapporto sessuale può rispondere soltanto nessuna delle due. Ok, va bene, dai. Possiamo dire una cosa, a quanti anni c'è stato il primo bacio? Il primo bacio sì, E chi Noemi. se lo ricorda? Vedi così piccola, eri neonata, eri al No, nido vabbè, però ancora? non è che devo stare lì Al nido praticamente a un infermiere l'ha presa e le ha dato un bacio, ok. E invece Chiara a quanti anni prima? 12 anni, con chi? Con me. Ah, veramente, siete baciati insieme? Avete usato anche la lingua o solo le No, labbra? solo la Vabbè, lingua. io chiedo, vediamo un po'. Noemi, la faccia più brutta che puoi fare in assoluto, falla, dai. Fai una faccia La brutta, mia. Chiara, fai. Ah, bella quella faccia lì, dai. Senti, allora, Noemi, l'uomo più importante della tua vita. Puoi anche dire Viene. Gabriele, volendo, No, non è No, lui. la donna più importante della tua vita. È il mio cane. E tu, la tua cagna, La dai. Lola. Certo, Lola, chi è che non la conosce? Invece, Chiara, l'uomo più importante della tua vita. Gabriele. Gabriele, oh, la donna più importante della tua vita, Noemi, invece, grazie, Noemi, gentile. grandissima, ok. Mi hai detto comunque. Vediamo un po'. Bella domanda. Noemi, pianto un urlo. Ah. Spaventa passeri. No, Dai, vabbè. fai un urlo, questa è una scorretta. No, dai, fai un urlo, dai. Ma da sola, non posso farlo con Chiara. Allora, Chiara e Noemi, pizzicatevi e fate un urlo, dai. Ma hai visto che apertura di bocca che ha Chiara? La riguardiamo dopo. No, è bello che. Allora, Noemi, questa è una prova di abilità. Tu sai i proverbi? Tipo No. che. No, non li sai i proverbi. Chiara, li sai i proverbi? No. Più o meno. Sì, Meno. dine uno. Sei un Tradire e proverbio? fare c'è Chi la di mezzo fa al mare. l'aspetto? Tra di fare c'è di mezzo al mare. Vedi, tra di fare c'è di mezzo Gabriele. Ok, perfetto, dai. Allora, Noemi, essere o avere? Per cosa? Non lo so, dimmi te. Essere o avere? Deve essere. Prendere o dare? Darla o prenderla? Dai, ce l'avamo in ascolto. Allora, Noemi, fammi vedere una tetta perché nel video non si vede. Chiara, prendere o dare? Essere o Prendere. avere? Essere. Ok, dai, fammi vedere. È fammi vedere la carottiera. Ok, come mai ti piace quella camicia a scacchi? Cioè, quadretti, quadratoni. Ti A piace? me, sì. Sì, no, a me. Che Anche se non la vabbè, dai. Mutanda o metto. perizoma, Noemi? Perizoma. No, mutande, dai. Mutanda? Di Della lana o di nonna. cotone? Sì, della nonna. Invece, Chiara. Noemi, sì, Della nonna. Chiara! Hai il mutande della nonna? Quelli in lana? Bella storia, dai. Senti, allora, Noemi, tu usi di più la destra o la sinistra? La La destra. destra, tu Chiara usi più la destra o La la sinistra? sinistra. La sinistra. Come mai usi la sinistra? Sei mancina? Sì. Allora, Noemi, ti trema la mano? No. No. Chiara, metti la mano dritta e fai vedere se ti trema la mano, vai. Va bene, dai. Allora, andando a scuola avete studiato le poesie, giusto? No. No, sì, dai, allora, Chiara sa una poesia, vero? Dimmi una poesia No, al volo, dai. adesso non la No, so. una Vedi, non così, ha studiato. il titolo di una poesia, dai, solo il Una titolo. commedia, dai.
Non mi ricordo più, non lo so. Mi pare che le Arietti non ti mette 10. Sì, dai, vabbè, dai, passiamo alla prossima domanda, dai. A Silvia. Eh? A Silvia, a mi Silvia? Ha detto Gabriele. Chi è a Silvia? Ah, è un'amica. A Silvia. A Silvia. Amico di Gabriele. A Silvia è un'amica di Gabriele. A Silvia! No, è la coniglia. Vabbè, dai. Ah, la coniglia. Visto che avete tutte e due un bel fisico, però magari si sa che le donne vorrebbero sempre migliorare qualcosa del proprio fisico, giusto? Allora, Noemi, cosa vorresti migliorare del tuo fisico? Non lo so. Non lo sai? Le tette. Le tette. Vorresti avere le tette più grosse, Chiara? Come adesso che taglia porti, scusa? Un super push-up intimissimi questo. È una retromarcia. Super push-up intimissimi. Vedi che guarda che sono l'invenzione migliore del secolo. Sì, ma sei un esperto di questo. Bravo, bravo. Ma non mi far così che pensi che c'è un'erezione, dai. Allora, ti vorresti rifare, Noemi? Che cosa? Ti vorresti rifare qualcosa? In assoluto, no. Tu, no. Chiara, vorresti... Il naso. Il naso. Come lo vorresti il naso? A me è migliore. Migliore? Anni su? No, Parigino. No. Cioè, più giù, a fino. Patata, okay. Cioè, no, come mio allora, vuole. Noemi, certo uno starnuto, dai. Fammi uno starnuto. Come faccio a farmi venire lo starnuto? Vai, ciù! Basta così, ok, dai. Chiara. Ciù! No, fai uno, ciù! Ciù! Ok, allora, Noemi, le vocali quali sono? A, E, I, O, U. Ok, Chiara, le vocali. A, E, I, O, U. Scandisci l'ultima vocale, Chiara. Scandisci la prima vocale, Chiara. Ok, Noemi, scandisci la seconda vocale. La terza vocale. Ok, dai, vabbè, più o meno ci siamo. Noemi, hai mai avuto proposte indecenti? Da russo. Cioè, che cosa ti ha proposto? No, dai, non si può dire. No, dillo, dai. No, no, perché poi la mamma non lo fa più entrare a casa. Dai, dimmi la proposta indecente, dai. No, dai, non lo so. Cioè, Chiara è talmente eccitata che si sta bagnando. Che proposta indecente ti hanno fatto, Chiara? No, a me nessuna. Nessuna proposta, no, sicura? No. Vabbè, dai. Allora, Noemi, un uomo che stimi? Boh? Un uomo che stimi? Russo. Cioè, è una domanda. Non lo so. Un uomo che considero un coglione. Oh. Russo. Oh, Chiara, un uomo che stimi? Mio padre. Oh, salutiamo. Come si chiama? Marco. Grande, facciamo un applauso a Chiara che stima il papà. Grande Chiara che... Invece un uomo che si considera un vero Gabriele. Vedi, Gabri, sei nella bocca di tutte. Vabbè, dai. Bocca. Sentite, tirate nel Carnevale Ivrea, fate partire la squadra di lancieri. Sì, sì, prossimo anno nella morte. Sì, siamo andati in mezzo alla piazza. Sì, quale? Quale piazza? Quelli degli Arduini. Quelli degli Arduini, ok. Avete tirato? Sì, avete fatto il clandestino? Allora, Noemi, l'ultimo film che hai guardato, qual è stato? Commedia, drammatico, porno, quale? Cioè, Noemi, non lo sai, hai guardato un film? No, ho guardato Grey's Anatomy lunedì. Ok, com'era, bello? Certo. Come mai ti piace Grey's Anatomy? Non lo so, sai, mi piace. Ti capita, dai. Allora, Chiara, invece, tu ti ricordi cosa hai guardato? Stavo pensando. Sì. Potresti anche dire il doppio film con 30 lance, non so, che qualcosa. Vabbè, non lo so, non mi ricordo. Quanto contano per te i soldi, Noemi? Tanto. Tanto. Chiara, cosa faresti per soldi? Noemi? Niente. No, dai. Chiara, cosa faresti per soldi? Niente di strano. Lavorare, sì. Cioè, lavorare recentemente. La chiamavano Bottega Rosa. Allora, Chiara e Noemi, faresti un lavoro per soldi? Vabbè, che tipo di lavoro? Sono un po' avanti però. Vabbè, dai. Allora, l'ultima domanda e poi facciamo sentire la canzone. Velocissime. Le tre cose che guardi in un uomo, Noemi, vai! Allora, i capelli, gli occhi e il fisico, dai. E il fisico, vabbè. Chiara! Gli occhi. Sì. Le spalle. Sì. E le labbra. E le labbra. Occhi, spalle e labbra. Senti un po', Chiara, visto che hai detto le spalle. Un uomo che ha le spalle larghe cosa significa? Muscoloso. Guarda, guarda che l'abbiamo beccata. No, perché a me piacciono gli abbracci. Ti piacciono gli abbracci, le spalle larghe, sì. È vero. Oh, infatti, che... Senti, sai che c'è una proporzione, dicono così, no? Che la lunghezza del membro maschile è l'equivalente del dito medio abbassato verso il palmo della mano, tocchi a lunghe così la lunghezza. Prova un po', prova un po'. Cioè, prendi questo dito, ragazzi, questa qua è la lunghezza del membro. Così dicono, cioè, confermi? Non sai, sì, boh, non via. Hai mai visto Gabriele? Va bene, dai. Tatuaggi ne avete voi due? No niente. Lui piercing? No. Neanche, ok. Sì, al naso. Al naso, ok. L'ultima domanda per farci sentire la canzone, dai. La cosa che più ti fa rossire, Noemi?
Vedere Gabriele nudo. Ok, sì. Poi Chiara! Vedere Gabriele nudo. Ok. È un piacere, eh.